doppia buona notizia per le persone con sclerosi multipla. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 88, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato la rimborsabilità di Siponimod, la prima terapia indicata per la sclerosi multipla secondariamente progressiva con malattia con segni di attività. Un traguardo che arriva poco dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco di Ofatumumab, indicato per pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante. Ma come agiscono questi farmaci e perché garantirebbero una maggiore personalizzazione della terapia? Siponimod è un modulatore di alcuni recettori che sono localizzati, diciamo, su alcune cellule del nostro organismo. In particolare uno è localizzato sui linfociti B e quindi determina un sequestro di questi linfociti all'interno dei linfonodi. L'altro è un recettore che si localizza sopra alcune cellule del sistema nervoso centrale e quindi esplica all'interno del sistema nervoso centrale un'azione antinfiammatoria e neuroprotettiva. Questo farmaco è il primo farmaco che è stato testato nelle forme secondariamente progressive con attività e si è dimostrato efficace in tutti gli endpoint che sono stati valutati, quindi dei risultati veramente importanti. È un po' una rivoluzione, quindi il messaggio è comunque quello di sottolineare quanto sia importante per il neurologo individuare il paziente giusto, cioè individuare quel paziente che sta virando da una forma recidivante remittente a una forma secondariamente progressiva, perché finalmente possiamo ritardare la progressione della disabilità, coprendo un bisogno, diciamo, di trattamento delle forme secondariamente progressive che al momento non era presente. L'altro farmaco è altrettanto importante, è l'ofatumumab, è un farmaco anch'esso molto selettivo che agisce anch'esso su dei recettori che sono localizzati sui linfociti B, quindi CD20. Questo legame determina la distruzione dei linfociti B che sappiamo essere coinvolti nella patogenesi della malattia. La vera novità dell'ofatumumab è la modalità con cui questo farmaco viene ad essere somministrato in maniera sottocutanea una volta al mese. Potenzialmente potrà essere fatto domiciliarmente dopo le prime infusioni, quindi miglioramento della qualità di vita dei pazienti, miglioramento della qualità di vita del caregiver. Chiaramente è un farmaco molto efficace e contro un farmaco attivo ha dimostrato una riduzione del 50% di ricadute cliniche, una riduzione del 30% di progressione della disabilità e una riduzione su tutti i parametri di risonanza magnetica. Finalmente una nuova luce per la sclerosi multipla, finalmente, diciamo, la possibilità veramente di individuare secondo criteri di selezione prognostici demografici il paziente giusto e il trattamento giusto, al fine di poter mantenere appunto in una situazione di stabilità tutti i nostri pazienti nella nostra pratica clinica. Secondo il barometro della sclerosi multipla in Italia, redatto dall'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, oltre 126.000 persone nel nostro paese sono costrette a convivere con il decorso cronico della patologia, il cui esordio solitamente è tra i 20 e i 40 anni. Perché è così importante quindi avere a disposizione terapie tanto specifiche per chi soffre di questa patologia? Oggi i giovani e le persone con sclerosi multipla possono contare su nuovi farmaci e soprattutto su farmaci innovativi. Avere nuovi farmaci permette alle persone con sclerosi multipla di poter avere più scelta, di poter condividere col neurologo quale può essere il farmaco più adatto a lui, e quindi soprattutto permettere una migliore qualità di vita.